Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola Consiglia. Questa sera, ragazzi, vi farò dei muffin deliziosi che si fanno in pochissimo tempo. Sono dei muffin alle zucchine e formaggio. Buoni. Io, sì, l'ho fatti un po' di tempo fa, ti sono piaciuti tanto, però ci avevo messo anche il prosciutto cotto. Io ho messo qui invece due tipi di formaggio. Questi sono circa 80 grammi di asiago e 80 grammi di groviera. Abbiamo qui 80 grammi di parmigiano. Gli 80 grammi di asiago e di groviera non li useremo tutti, io li ho fatti a dadini. Questi poi andranno stuzzicati durante la cena. Ne metterò qualcuno al centro del muffin. Abbiamo 130 grammi di yogurt greco, ma va benissimo qualsiasi altro tipo di yogurt, basta che non sia la frutta zuccherato. 4 uova intere, 80 ml di olio extravergine d'oliva e noi abbiamo quello del Sì, noi abbiamo il nostro asso nella manica, il gruppo caro. ragazzi, scusate, ma fa Sì, fa la differenza. la differenza. Infatti vi stavo per dire, voi che se non avete un olio buono come quello del gruppo caro, utilizzate l'olio di semi, di girasole possibilmente. Se invece avete un olio come il nostro, che non solo arricchisce ma accompagna qualsiasi tipo di piatto e non copre i sapori, utilizzatelo perché, ragazzi, andate sul loro sito e vi rendete conto che la qualità è fantastica, ma anche il prezzo. Io vi metto ogni informazione in info box per riceverlo a casa. Di Anche perché non hanno solo olio, hanno olive, pesti, pomodori tutto secchi, e di più. mandorle e di tutto e di più. Poi, un cucchiaino raso di sale. Di quelli da caffè, mi raccomando, non prendete il cucchiaio da tè, ci mancherebbe. 300 grammi di farina e 3 zucchine che andrò a fare a julienne. Allora, andiamo ad iniziare immediatamente con la preparazione. Vado a fare a julienne le zucchine, poi le metto qui con un pochino di sale a scolare. Ci vediamo tra un poco. Eccoci, abbiamo grattugiato le nostre zucchine. Stavo dicendo carote, perché carote? Vabbè, adesso ci metto un pochino di sale, così mescolando un pochino, alzando un pochino sotto, sopra, eccetera, e le lasciamo così fino a quando, sciacquo le mani, scusate, fino a quando non abbiamo finito di fare il nostro impasto base. Oh, io adesso ci sto facendo le zucchine, ma se vi piacciono le carote potete fare le carote, potete fare i peperoni, potete farli con i pezzettini di pomodoro, con le olive, potete, cioè, l'impasto base più tutto quello che volete. Non vi consiglio le melanzane crude perché non è proprio il massimo, però. Allora, andiamo ad iniziare. Prendiamo una bella ciotola. Scusate, e andiamo a mettere i nostri ingredienti. Quindi le uova, Tutte e quattro? tutte e quattro. Queste hanno alcune la coccia, la buccia, il guscio, chiamatelo come nonna diceva, la coccia, molto dura, e alcune invece delicatissima. Boh, ok. Dipende da quanto calcio mangiano, evidentemente. Prendiamo la frusta. Mettiamo l'olio. Vado a mescolare. Ok. Aggiungo lo yogurt, tolgo il liquidino che si è formato sulla sommità, eccolo qua, scusate il rumore, il pizzichino di, no, il pizzichino, il cucchiaino raso da caffè di sale, eccolo. Anche perché c'è il parmigiano, quindi che vado a mettere immediatamente. Adesso mescolo questi ingredienti e poi
tolgo la frusta ovviamente e andrò a mettere la farina un pochino per volta. Per ultimo il lievito. Il lievito è quello per dolci, magari non vanigliato, però se non l'avete va bene anche quello, vi posso assicurare, l'ho fatta anche con quello. Prendo la mia palettina di fiducia e vado ad inserire un po' per volta la farina. Quindi un po' per volta la farina, poi metterò il lievito. Lievito, e ci rivediamo qui a tutto mischiato. Sì, a tutto mescolato. A tra poco. A tra poco. Mi perdonerete, mi sono resa conto tardi che non avevo detto la dose del lievito. Un cucchiaio, ok? Un cucchiaio, bello importante. Ora andiamo a strizzare le nostre zucchine. Questo è il liquido di vegetazione, l'acqua di vegetazione che va tolta, e le andiamo ad unire al composto. Toglietela bene, mi raccomando. Quindi devono essere belle secche. Ma secche no, però comunque... leggermente umide. Ecco, esatto, bravo. Vedete quanto ne esce, poi se mettete un pizzichino di sale ne esce molto di più. Cacchetta verde. Sì, le romanesche lo fanno, lo fanno. Però se usate quelle altre uguale, non è che per forza dovete utilizzare le romanesche. Lavo le mani, ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua. Allora, è tutto pronto per mettere l'impasto dentro agli stampini. Possono anche essere fatte fritte, così? Sì, vengono una sorta di bombe. Beh. Vedi che bella idea che ci hai avuto. Ma guarda un po'. Vedi che a forza di vedere, È vero? No! Bravo, amore mio, bravo! Anche al forno, in realtà, certo. Anche... bombette di zucchina. Bombette di zucchina. La faremo. La faremo. Certo. È sempre al plurale, lui, carino. Vuol dire che sarò qui con te. Sì, amore mio, tu sei sempre con me, non sei solo qui. Anche quando non ci sei, ci sei. Chi è? Che t'ho detto, eh? Allora, quello che avanza lo vado a mettere dentro dei pirottini, perché ovviamente ne farò altri, perché che faccio? Lo butto? Ci mancherebbe altro. Rimpinzo un pochino questo che era poverello. Questo formaggio? Questo facciamo così, dato che il groviera non piace a tutti, allora ne faccio qualcuno con l'asiago. Ah, bello in profondità così. Sì, esatto. Così si richiude su se stesso. Esatto. E una volta fatto? In forno, già a temperatura, 180 gradi per 15-20 minuti, dipende sempre dai forni. E questi col groviera. E allora ci vediamo tra 15-20 minuti. Ci vediamo tra 15-20 minuti. Eccoli qua! Guardate quanto sono bellini! Eh sì! Come sono lievitati i carucci! E adesso vi faccio vedere anche quanto sono alti! Però non vi faccio vedere come sono aperti, perché scottano da morire! Ragazzi! No, è normale che... una volta torti dal forno si abbassino un pochino, è normalissimo, ok? Però vi posso assicurare che rimangono veramente friabili. Ci vediamo tra una decina di minuti e provo ad aprirli. Sono ancora molto caldi, però ve li faccio vedere aperti. Guardate, guardate che spettacolo. Bellissimi. Sì, e anche filanti. Ragazzi, provate a farli e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.